Sia che li ami o li odi, i vestiti fanno parte della vita di tutti i giorni. Ma noi abbiamo alcuni trucchetti geniali per rendere tutto più semplice. Sì, sul serio? Ehi, devo andare. Dai un abbraccio alla nonnina. Perché i suoi baci sono sempre così appiccicosi? Ho dei regali per la mia preziosa Lily. Tada! Grazie. Ma quanti anni hanno questi? E? Oh! Non è adorabile? Grazie, nonna. Ma ho tenuto il meglio per ultimo. Carina, vero? Provala su. Voglio essere sicura che ti vada bene. Avanti, ti aspetto qui. Da brava. Ti sta benissimo, Lily. Fai un piccolo giro. Non è nel mio stile. Assomiglio alla mamma, non credi? I bracciali! Dovrebbero ravvivare questa gonna. Metti il braccialetto sotto la gonna e avvolgici attorno un elastico così. Fallo ancora un paio di volte e prima che te ne accorga hai una gonna nuova. Ti spiace farmi una foto? È per Instagram. Dove sono i bottoni? Lo sto tenendo correttamente? Ferma. Ma quello è David. Allora come va, ragazze? Ah, così va meglio. Wow. Come va, Lily? Bella? Sembra che abbiamo un piccolo dilemma tra le mani. Che vinca la migliore, ragazze! Vincerò io! Wow, ammazza quanto peso! Sono molto forte! Stai bene, Lily? Cado! Bella ha sicuramente vinto questo round. E Bella è di nuovo in vantaggio. Lily dovrebbe cominciare a mangiare più spinaci. E Bella è ancora in testa. Sì, vabbè. Non prendertela male, Lily. E questo non è tutto. Ma come fa ad essere giusto? Non posso fare queste cose. Questo è tutto. Hai vinto, Bella. Ma a un prezzo. Che figura. Che schifo. Va tutto bene, Bella. Sudare è naturale. Ho un'idea. Vieni con me su. Vedi questa normale maglietta? Prendi le forbici e taglia così. Vai nella direzione opposta. Alla fine dovrebbe assomigliare a questo. Ciao, bel top! Vedi questi? Legali e fa un piccolo nodo in questo modo. E poi fai un fiocco. Abbastanza carino, vero? Adesso la mia pelle respira. E sono anche un sacco alla moda. E tutto quel sudore se n'è andato via. Vorrei poter dire lo stesso. A dopo! Qualcuno ha bisogno di un top? Wow, questo libro è un vero gioiellino! Ehi, stavo per parlargli io! Sembra che a Bella servano dei libri. Quelli sembrano perfetti, grazie! Occhio, sono piuttosto pesanti. Bisogna riconsegnarli la prossima settimana.
Grazie tante. Sul serio? Sapevo di non essere tagliata per essere una secchiona. Questa è una biblioteca, ricordi? Shh. Un pochino mi spiace. Ehi, andrà tutto bene, su. Lasciami in pace. Non ho bisogno di essere commiserata. Aspetta, so esattamente che fare. Per prima cosa slaccia i lacci. Poi i pantaloni. Stai scherzando? Accidenti. Incrocia le caviglie. E adesso legali con i lacci delle scarpe. Belli e stretti. Poi piega le gambe indietro in questo modo e metti i lacci nei passanti della cintura. Infilali per bene. Poi metti i jeans al rovescio e fai passare i lacci attraverso i passanti anteriori. Metti i libri dentro così. Quindi lega per bene. Vedi? Adesso hai uno zainetto. Ha persino delle bretelle. Ehi, ha funzionato! È stato fantastico! Oh, grazie, secchiona. Ci si vede? Quel rossetto è molto carino. Oh? I saldi sono oggi! Arrivo! Sì, è meglio di quanto immaginassi. Ed è tutto scontato. Wow, che velocità. Preso! Ma non è giusto. È rimasto un solo articolo, signorina. È carina, credo. Beh, la proverò. Tanto vale vedere se mi sta. Lo schema è piuttosto figo. Che cosa? È due taglie più grande. Ci nuoto dentro. Mi serve dell'aiuto. Ci sono cinture qui? Quella forcina! La prendo solo per un secondo. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Basta allargarla, mettere bene il tessuto e usare la forcina per fissarlo. Adesso mi sta benissimo. Penso che la indosserò subito. Ho soltanto bisogno di un paio di scarpe. Sono un genio della moda o cosa? Grazie per i saldi. Tenga il resto. Ehi, ma non avevo una forcina qui. Che strano. Questa festa sarà epica. Bella, ti va di spiegare cos'è questo porcile? Tranquilla, sono più impegnata a capire cosa indossare. Questo colore andrà bene? È un po' troppo rosa. Ma questi potrebbero andare. È ancora un casino qui. Hai troppi vestiti. Tornerò. Fa pure. Hai visto l'abito di Annie stamattina? Se lei non vuole pulire, lo farò io allora. Ehi, mamma, basta! Non ce la faccio più. Oh oh. Ti richiamo più tardi. Ti sta bene? Cavolo, mia madre rovina sempre tutto. A meno che... Con questo posso diventare creativa. Se hai un po' di candeggina a portata di mano, versala su una gamba dei pantaloni. Non avere paura di versarne tanta. E adesso aspettiamo. Guarda come sono unici questi jeans adesso. Sono tornata. Sembra che la candeggina ci stia proprio bene. Mia figlia è così creativa.
Non erano geniali questi trucchetti? Quale proverai per primo? Condividi questo video con i tuoi amici, in modo che anche loro possano diventare maghi della moda. E questi li hai già visti? Iscriviti al nostro canale YouTube per non perderti tutto il divertimento.